In questo nuovo video voglio parlarvi dell'elaborazione del lutto. Che cosa si intende per lutto? Intanto, per lutto, il lutto non è solo la perdita di una persona cara, di una persona che amavamo, di un familiare, di un partner, ma può essere anche la perdita, per esempio, del lavoro o la perdita di una casa, il cambio di casa dove siamo stati per tanto tempo, la fine di una relazione, quindi sono tutti esempi di lutto, quindi qualcosa a cui eravamo abituati, che si era realizzato attraverso tutta una serie di abitudini, di comportamenti, anche rituali, a cui noi ci eravamo abituati, che a un certo punto finiscono. C'è una cesura, c'è una separazione tra un prima e un dopo, a seconda anche di quanto questo lutto può essere vissuto in modo traumatico. Secondo vari studiosi, per esempio, mi posso riferire a Elisabeth Kubler-Ross, che ha scritto La morte e il morire, dove ha questa studiosa, questa psichiatra psicologa svizzera, che ha studiato proprio i pazienti terminali e come vivono questo lutto. Ha individuato cinque fasi di elaborazione del lutto, per elaborarlo anche in maniera positiva, per accettare questa situazione. Anche Bowlby ha elaborato delle fasi di elaborazione del lutto. Io non mi voglio riferire esattamente a queste teorie, ma cerco un po' di vedere quali sono le fasi, gli stadi che attraversano le persone nell'elaborare questo lutto. Questa è una delle tante teorie, che non mi ricordo neanche di chi sia, però mettiamoci già nell'ordine di idee che tutti non lo vivono nello stesso modo, che queste fasi possono essere più o meno attraversate anche con intensità diverse. Gli studiosi no, normalmente indicano che per un normale lutto ci vuole un periodo di 18 mesi almeno per elaborarlo, per accettarlo pienamente. E quali sono quindi queste fasi? Che cosa succede quando subiamo un lutto? Quando perdiamo una persona cara a cui volevamo bene, magari noi quando abbiamo una persona cara, un animale di compagnia a cui volevamo tanto bene, come è successo alla mia gatta, che ormai era 12 anni che viveva con lei, pensiamo che sia immortale la persona a cui vogliamo bene, pensiamo che non se ne andrà mai, che non ce ne abbandonerà mai, pensiamo che la persona con cui siamo in relazione, magari già da tanti anni ci abituiamo, diamo per scontato tante cose, diamo per scontato che magari non ci abbandonerà mai o questa relazione non finirà mai. Invece a un certo punto questa relazione per vari motivi può finire. E quindi la prima cosa che si prova è lo shock, il trauma, lo stordimento, no? Vediamo, siamo nella prima fase discendente, potremmo dire, no? Vedete, c'è una curva che discende verso un punto più basso. E il primo è lo shock, il trauma, che può essere vissuto in maniera diversa, no? Magari uno dei primi aspetti che viene vissuto è quello della negazione o speranza, cioè molto spesso si nega che sia l'accaduto sia avvenuto. Non è possibile, a me non può capitare una cosa simile, è incredibile, non può succedere. Magari si continua ancora ad apparecchiare per la tavola per la persona morta, la si cerca nel letto accanto a sé, oppure insomma si continua a guardare le sue foto come se ancora fosse in vita, si comporta come se ancora fosse in vita. Pensiamo ai social, si continuano a pubblicare le foto di questa persona che ci ha lasciato, di questa persona morta, come se ancora fosse con noi, come se ancora fosse in vita, coltivando questa speranza che l'accaduto non sia avvenuto oppure che magari si possa ritornare insieme. Per certi versi la fine di una relazione è peggio della morte di qualcuno, perché della morte di qualcuno prima o poi bisogna farsi una ragione, la morte di un cane, di un gatto a cui volevamo tanto bene, o di una persona cara, prima o poi va accettata, quindi, e poi la persona non c'è più, mentre magari il partner che ci ha lasciato continua ancora a vivere più o meno vicino a noi, e quindi questo può causare dei problemi di accettazione. E quindi quelli che si vivono sono dei sentimenti negativi e soprattutto un arousal, uno stress, un livello di cortisolo che aumenta. Perché quando siamo particolarmente stressati, no, parlavo anche in un altro video di eustress e di stress, no? Lo stress negativo è quello che fa aumentare il nostro cortisolo e che ci fa vivere male tutte le varie situazioni. Quindi c'è anche un aspetto fisiologico che non è da trascurare, perché le emozioni non è che coinvolgono solo la nostra mente, coinvolgono anche il nostro corpo. E quali sono questi sentimenti negativi che si provano? Prima di tutto la rabbia, questa è riconosciuta anche dalla Kubler-Ross.
La rabbia che può essere diretta verso l'esterno, verso l'interno, verso, per esempio nel caso di un lutto, la rabbia può essere rivolta verso i medici che non hanno salvato la persona, verso se stessi per non aver fatto di tutto per salvare questa persona o per quello che non si è fatto, quindi un altro, oppure anche verso l'altra persona, no? Soprattutto nel caso di una fine di una relazione si cerca molto spesso di colpevolizzare l'altro piuttosto che se stessi. E un altro sentimento che si vive spesso è la tristezza. Si diventa tristi, si comincia a perdere il senso della vita, sembra che dopo che la morte di questa persona la vita non abbia più senso e si piomba in un sentimento di tristezza. A volte c'è anche l'invidia, spesso quando per esempio nel caso di una fine di una relazione, quando si vede le altre coppie felici, oppure quando si vede le altre coppie che hanno ancora i genitori, che magari invece a me sono morti, o i parenti, i nonni, tu c'hai ancora il nonno, si prova un senso di invidia. Ecco, questi sono tutti sentimenti negativi che ci fanno vivere male questa perdita. E poi si cercano anche, soprattutto, le razionalizzazioni, le reversioni. E questa è la cosa più sbagliata, cioè se avrei potuto fare quello, avrei potuto fare quell'altro, se in quel frangente mi fossi comportato in quel modo, forse questo non sarebbe accaduto, e via discorrendo. Le reversioni, cioè il pensiero, i rimpianti, cioè i rimorsi anche, possono diventare rimorsi per quello che non si è fatto per salvare una relazione o per salvare la persona che stava morendo, l'animale che stava morendo, senza andare prima dal veterinario a curarlo o a fare qualcosa di più per salvarlo. Ecco, questo non serve a molto, soprattutto il discorso della colpa, no? La colpa è un sentimento molto negativo che poi è a origine della depressione, perché il sentimento di colpa, il sentirsi in colpa verso quello che non si è fatto per qualcuno, è quello che poi origina la depressione. La depressione, la colpa quindi può essere addotta a se stessi, quindi sensi di colpa riversati su se stessi, oppure riversata sugli altri unitamente anche alla rabbia. Quindi se ha rabbia, la colpa vengono attribuite all'altro per la fine della relazione. Quando invece, ecco, quindi ci sono tre strade che si aprono con la colpa: o diamo la colpa a noi stessi, quindi ci auto-infliggiamo questa colpa, cioè il sabotatore interno che agisce e che ci fa attribuire tutte le colpe, oppure la colpa viene data completamente all'altro e quindi in questo senso ci si deresponsabilizza ed è l'altro che ha compiuto tutte le azioni, per cui in realtà è colpa sua se tutto quello che è successo. In realtà si dovrebbe parlare più che di colpa, di responsabilità, e comunque anche se si vuole accettare il discorso della colpa, la colpa è sempre condivisa, cioè se si finisce una relazione, se finisce una storia, se finisce un rapporto lavorativo, la colpa non può essere sempre solo di una persona sola. Molto spesso, insomma, le colpe sono, diciamo, condivise. C'è una responsabilità, diciamo, da tutte e due le parti. Se a un certo punto una relazione finisce, una storia finisce, una convivenza finisce, ecco, quindi poi più che di colpa si dovrebbe parlare di responsabilità, perché la colpa è riversata verso il passato, verso situazioni che non si possono più cambiare, mentre la responsabilità invece riguarda e rivolta al futuro, cioè io posso avere una responsabilità nell'aver determinato questa situazione, una parte di responsabilità, e questa parte della responsabilità me la gioco per costruire un nuovo significato alle nuove forme di relazioni che posso poi in futuro riprendere. Ecco, e poi c'è la fase più importante, che è necessaria, è che è la fase della depressione. Ho scritto proprio depressione reattiva, perché è normale dopo un lutto, vedete la fase più bassa di tutto questo momento, no? È quello che Freud chiama lutto complicato, perché normalmente è normale che si arrivi alla depressione, si arriva all'anedonia, alla mancanza di piacere, alla bulia, la mancanza di voglia di fare qualsiasi cosa, alla apatia, la mancanza di sentimenti, la freddezza, anche nel momento della negazione, quando si nega che sia l'accaduto, le persone cominciano a essere fredde, indifferenti verso tutti, a chiudersi verso il mondo, a stare a letto, a non alzarsi più da letto, a avere disturbi del sonno, a non riuscire a mancare a dormire, oppure dormire troppo. Ci sono anche tutta una serie di relazioni fisiologiche, mancanza di appetito, oppure iperappetito, cioè si ha troppo appetito, si mangia, si abbuffa, insomma, ci sono delle reazioni fisiologiche che sono normali in seguito a un lutto. Quello che Freud ha analizzato invece nel suo famoso scritto Lutto e Melanconia è il lutto complicato, cioè il lutto che si perdura più delle normali fasi di reazione del lutto, perché ci si fissa a una di queste fasi, c'è cioè una regressione, una fissazione
frustrazione. A una di queste fasi non si riesce più ad uscire, ad esempio non si riesce più a uscire dalla fase di negazione, non ci si fa una ragione di essere stati abbandonati, o che la persona sia morta, o che il lavoro che ho fatto per tutta una vita è finito. Non si riesce a farsi una ragione, si continua ad essere attaccati lì, ci si attacca alla cosa materiale senza interiorizzarla, perché comunque l'oggetto che ci ha lasciato va interiorizzato, un oggetto che deve entrare dentro noi stessi, deve diventare un'immagine interiore, un oggetto interiore. Quindi non è che il dolore deve cessare, no? Non si deve più pensare alla persona, si può dedicare anche un tot, una serie di momenti della giornata a pensare a questa persona, però questa persona non deve essere un fantasma che continua ad opprimerci, a ricomparire, un fantasma nevrotico che ci fa diventare delle vittime. Per esempio, se siamo stati lasciati, noi diventiamo la vittima continuamente lasciata, e anche se troviamo un'altra persona continuiamo a parlare di questa persona che ci ha lasciato. Quindi questo fa in modo che noi non riusciamo a uscire da questa situazione, e quindi quella che dovrebbe essere un'immagine interiorizzata che noi che abbiamo accettato diventa un nostro fantasma che ci perseguita. Quindi come si fa a uscirne? Ci sono, vedi, bisogna compiere la scalata cominciando a pensare a nuovi punti di vista. Kubler-Ross parla di contrattazione con la vita, con quello che rimane di quello che ci ha lasciato, no? Quindi contrattiamo con la vita, con Dio, con gli altri, un nuovo modo di intendere la nostra esistenza, perché sicuramente il lutto, la perdita provoca una cesura. Prima c'è un prima e poi c'è un dopo. Il dopo è diverso dal prima e questo lo dobbiamo accettare. Non si può ritornare a come prima, non si può ritornare al passato e ripeterlo uguale come era, perché il passato è passato. Quindi bisogna vedere nuovi punti di vista e cominciare a disinvestire verso questa persona che ci ha lasciato o che è morta, o questo lavoro che è finito, questa casa che abbiamo abbandonato, insomma, disinvestire in questo per investire in qualcos'altro. Dice anche lasciare andare la persona senza perseguitarlo, senza pensare di voler ritornare con lui, riacquistarlo. Tutti quelli che magari postano continuamente su Facebook le foto dei propri cari defunti, oppure se li tatuano addirittura nel corpo per ricordarseli continuamente. Non c'è bisogno, noi basta che li interiorizziamo dentro di noi, ogni momento che è opportuno ce li ricordiamo, ma senza che diventino una nostra ossessione, senza che la nostra vita non possa più andare avanti senza di ciò. E quindi bisogna arrivare a quella che è la rinascita, cioè l'accettazione prevede la rinascita, cioè dobbiamo ridefinire la nostra vita per forza, perché se qualcosa di importante ci ha lasciato, il passato non può essere più uguale al presente. Quindi bisogna ridefinire tutta la nostra esistenza cercando di dargli un nuovo senso. Ecco, ma quello sta a noi, non è che io posso in un video dire che senso dovete dare alla vostra esistenza. Sicuramente bisogna abbracciare, come si dice, l'impermanenza delle cose, cioè accettare che tutto finisce, tutto si trasforma, tutto muta, niente rimane uguale, perché l'immobilità è morte, non è vita. Quindi la vita è continuamente un cambiamento continuo, e spesso questi dolori forti causano dei cambiamenti molto radicali, molto repentini, molto che facciamo fatica ad accettare, però che poi prima o poi dobbiamo finire per accettare, per fare i nostri, dandogli un senso alla nostra esistenza. Cioè la perdita di una relazione in cui eravamo per tanto tempo può farci ridefinire anche il rapporto con noi stessi, anche con la nostra solitudine, perché magari ci sono dei legami di attaccamento che si sono sviluppati molto forti e facciamo fatica a pensare che invece potremmo anche essere soli e coltivare la solitudine. Saper coltivare la solitudine è un modo importante anche per saper coltivare poi l'importanza del rapporto con gli altri, perché non riusciamo a lasciare quei rapporti ambivalenti di attaccamento che abbiamo coltivato per la nostra vita e che magari ci hanno creato appunto questo legame anaclitico di attaccamento, che però non è salutare. E per quello che non si riesce a elaborare il lutto. La depressione quando è complicata, quando è lunga, quando è reattiva, perché si è creato questo legame di attaccamento e non riusciamo a lasciare l'oggetto amato. Ma bisogna accettare questa cosa, bisogna lasciare ciò che ci ha lasciato, abbandonare ciò che ci ha abbandonato, che non vuol dire dimenticarlo per sempre, non vuol dire perderlo per sempre, rimane dentro di noi comunque, ma fisicamente non è più accanto a noi, e questo va accettato perché è una dimensione esistenziale che dobbiamo accettare, come quella del fallimento, come quella di non riuscire sempre a ottenere ciò che vogliamo. Un po' di umiltà
ci aiuta ad affrontare anche i lutti. Da Zain, arrivederci a tutti.